11 questa settimana del nostro campus abbiamo festeggiato la fondatrice Santa Paola Elisabetta Cerioli. Diversi sono stati gli incontri proposti in occasione di questa festa. Le classi quinte hanno conosciuto i luoghi della congregazione di Martinengo, mentre le classi prime della secondaria hanno visitato la casa della Santa a Comonte. Ecco che cosa hanno fatto. Noi classi prime ci troviamo qui a Comonte per visitare la casa della Santa e siamo adesso nella stanza di Carlino per vedere dove ha vissuto i suoi ultimi anni. Ci troviamo qui nella stanza di Santa Paola dove ha vissuto i suoi ultimi anni ed è ancora oggi una meta di pellegrinaggio. Qui sono contenuti i suoi effetti personali. E a destra invece troviamo dei quadri con le sue grazie ricevute. Santa Paola Elisabetta, ti ringraziamo per averci accolto. Ti salutiamo e ti chiediamo una santa preghiera per la nostra crescita. Anche i piccoli della scuola dell'infanzia hanno dedicato del tempo a scoprire la vita della fondatrice. Vediamo come si sono preparati a vivere questa giornata. In un futuro con un sogno per diventare anche loro grandi a sua volta. Anche i più piccoli del Green Nido, del campus Sacra Famiglia, hanno conosciuto la figura di Santa Paola Elisabetta Cerioli. Per festeggiare questo giorno speciale e importante, i bambini hanno mangiato uno squisito zucchero filato. Questo dolce lo ha portato la loro amica dell'inverno, Lina, e guardandolo, assaggiandolo e toccandolo, hanno scoperto che assomiglia molto al suo vestito. Chi è questa signora? Elisabetta Cerioli. Ah sì, e cosa ha costruito Santa Paola Elisabetta Cerioli? La scuola! E chi ha aiutato? Tanti bambini! Ma vuoi dirle qualcosa? Sì! Che cosa? Grazie! Le mandiamo anche un bacio? Sì! Giovedì 23 gennaio tutta la scuola ha partecipato alla messa nella chiesa parrocchiale di Osinuovi, celebrata dal superiore generale della congregazione Gianmarco Pais. Eccone alcuni momenti. Sono uno dei motivi che ci permette di andare avanti in questo mondo nonostante tutte le difficoltà. Nel film La ricerca della felicità, Will Smith dice a suo figlio una bellissima frase sui sogni: se hai un sogno, tu lo devi proteggere, e prosegue con: se vuoi qualcosa, vai ed inseguila. Parole fantastiche. Santa Paola Elisabetta ha avuto il suo sogno, una casa, una famiglia, dei figli da amare. La vita
è stata dura con lei, ma ha continuato a proteggere il suo sogno da tutto e da tutti. Credere nei sogni, nei tuoi, è ciò che ti aiuterà a fare la differenza. E allora mi chiedo con tutti voi, perché oggi è festa per noi? Che cosa ci rallegra? Che cosa ci fa gioire? Brava, è il giorno delle case e anche della casa di Santa Paola Elisabetta, che per noi, direi così adesso una cosa un po' strana, vediamo se la capiamo, diciamo è una mamma di tutti noi. Attenzione, ciascuno di noi ha la sua mamma e ringraziamo il Signore che ce l'ha donata e il suo papà. Però quando ci troviamo insieme a scuola e qui in chiesa, formiamo una famiglia che è più grande ancora di quella della nostra casa. Ebbene, la scuola, il centro educativo Sacra Famiglia di Orzi Nuovi ha una mamma speciale che è Santa Paola Elisabetta. Ringrazio per aver pregato tutti insieme e ringrazio dell'invito padre Gianluca, padre Sergio, fratello Fabrizio, la professoressa Luciana, dirigente scolastico, tutti gli insegnanti, gli educatori, i genitori e tutti voi, perché per noi religiosi della Sacra Famiglia è proprio bello fare questa festa della Santa Paola Elisabetta e non possiamo ogni volta non coinvolgere anche voi in questa festa, perché è con voi che noi formiamo questa famiglia. Senza di voi la nostra famiglia sarebbe troppo piccola e troppo povera. Quindi grazie a tutti. Nel pomeriggio si sono svolti i giochi in casa ed è stata consegnata la coppa d'inverno. Vediamo in alcune parti. Da Giacomo, da Sofia, è tutto! Alla prossima settimana!